possiamo anche vedere una ghirlanda sempre in bronzo su cui è incisa la scritta Regici Opimi. Questo ci fa capire che il monumento è stato voluto anche dai soldati che sono ritornati dalla guerra per ricordare i loro compagni deceduti. Il monumento è formato da quattro facciate con quattro diverse iscrizioni. Nella prima facciata è ricordata la frase Regici di gloria e l'eroe caduti per il diritto alla libertà in onore di tutti i principi. Soldati morti. Sotto di questa è ricordata la data del 12 ottobre 1922, che è la data in cui oltre a queste due scritte è anche riportato un bassorilievo in bronzo che riporta uno stemma e un'aquila. La seconda facciata inizialmente alla nota in ricordo di coloro che morirono nel primo conflitto mondiale, mentre oggi vede anche coloro che perirono durante il secondo conflitto mondiale. È riportato qui, come in anche tutte le altre facce, un bassorilievo in bronzo. Nella seguente scritta viene riportato Prima Guerra Mondiale 1915-1918, Seconda Guerra Mondiale 1940-1945. Nella terza facciata è riportato Guerra di Liberazione 1943-1945, anche questa aggiunta in un secondo momento. E nella quarta e ultima facciata vi è riportata la scritta Guerra di Eritrea e Guerra Libica, Guerra Africa Orientale in onore di questi caduti in queste battaglie. L'opera si trova in una piazza centrale, così da essere vista da più persone. Come vedete è in ottimo stato. Quando fu installata nel lontano 1922, questa piazza si chiamava ancora Vittorio Emanuele II. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in memoria del tragico eccidio avvenuto a causa dei tedeschi, durante il 29 aprile fu chiamata Piazza 29 aprile. In pratica, questo monumento ricorda i caduti delle guerre. Grazie per la vostra attenzione, vi salutiamo e vi auguriamo di continuare il vostro tour ai monumenti di San Martino di Lupari. Buongiorno, concludiamo qui all'interno del cimitero di San Martino di Lupari la nostra visita. Di fronte al monumento posto ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e dell'eccidio del 29 aprile del 45. È un'opera di marmo realizzata imponente e è di grandissima forma. Può si dividere in tre parti, due colonne laterali e la statua al centro che rappresenta Maria che è Re di Gesù. Nelle parti interne c'è scritto i nomi e le date dei caduti dalla loro morte. Sulle due colonne laterali sono presenti due bassorilievi realizzati nel 1947 dallo scultore Ulisse Salvador. Quello a sinistra rappresenta l'eccidio del 29 aprile, quando molti nostri concittadini e anche persone di comuni qua vicino sono stati rapiti dai tedeschi di tirata e sono stati obbligati con dei mitra a camminare scalzi con le mani alzate fino al luogo dove poi sarebbero stati uccisi. Invece, nel bassorilievo di destra, c'è rappresentato un uomo che saluta la sua donna prima di partire per la guerra. Dietro questi due bassorilievi ci sono degli ossari con le ossa dei caduti e nella parte inferiore della colonna ci sono le loro foto. La parte centrale presenta una piccola scalinata che porta all'interno di questa grande opera, dove c'è una statua in marmo che raffigura Maria che regge un sofferente Gesù, e come possiamo vedere lo scultore sembra voler accomunare le sofferenze di Gesù ai caduti come vuole accomunare la forza e la sofferenza di Maria alle donne parenti vittime dei caduti. Nella parte centrale sono presenti quattro lunghi elenchi dei nomi dei caduti e nella parte alta del monumento è riportata una scritta in latino
Mio padre in latino è eterno vivente, che sa significare i sacrificati per il paese vivono in eterno. E come si può vedere, il monumento è in buono stato di conservazione. Leggendo i nomi dei caduti, abbiamo notato che nella lista sono presenti i parenti della signora Maria Villatora, che abbiamo avuto la fortuna di intervistare la scorsa settimana. Come ci aveva detto, il nome di suo padre, Villatora Silvestro, e di suo fratello, Villatora Pierino, sono divisi da un soldato ignoto tedesco, ucciso da alcuni colpi sparati dagli aerei alleati il 29 aprile 1945, nel disperato tentativo di interrompere l'atroce rappresaglia tedesca. La nostra passeggiata, in ricordo dei caduti di San Martino di Lupari, si termina qui. È importante tenere viva la memoria dei nostri concittadini che hanno lottato per difendere il nostro territorio. Ed è fondamentale che questo ricordo iniziamo a custodirlo anche noi giovani ragazzi per trasmetterlo alle generazioni future. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per essere oggi qui. Inizieremo adesso una giornata. Allora, stop un attimo. Buona anche la posizione in cui si trova, non solo perché si trova nella parte principale davanti al municipio, ma anche perché si trova nella parte... Quello che salta subito all'occhio di noi ragazzi sono i caduti dell'eccidio del 29 aprile 1945, dove sono presenti i nomi di Villatore Silvestre e Villatore Pierino, che sono i parenti della signora che abbiamo intervistato. Adesso ci troviamo davanti al monumento del Bersagliere, posto di sopra di marciapiede tra via Trento e via Roma. È stato voluto dai militari... L'opera si trova lì nella piazza centrale, così quando fu installata la piazza si chiamava Vittorio Emanuele II. Dopo il 1945, in memoria del tragico eccidio avvenuto a causa dei tedeschi, durante il 29 aprile fu chiamata la piazza 29 aprile. Grazie per la vostra attenzione, vi salutiamo e vi auguriamo di continuare il vostro tour ai monumenti di San Martino di Lupari. Sulle due colonne laterali sono presenti due bassorilievi realizzati nel 1947 dallo scultore Ulisse Salvador. Dietro questi due bassorilievi ci sono degli ossari con le ossa dei caduti. Allora, la nostra passeggiata in ricordo dei caduti di San Martino di Lupari. La nostra passeggiata in ricordo... Dai Samir! Mi fa ridere anche...